Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Parliamo subito dell'elefante nella stanza. Sì, ho tagliato i capelli e ho leggermente appena cambiato colore. Siate buoni nei commenti perché sto ancora metabolizzando la perdita, sono nella fase del lutto perché, come forse saprete, il mio colore di capelli preferito è il biondo platino, diciamo il biondo Daenerys Targaryen, Mother of Dragons. E invece niente, non si poteva più fare. Io e il mio stylist, il mio parrucchiere, ci siamo guardati dritti negli occhi, io con lo sguardo del gatto di Shrek implorante e lui che mi ha detto: se vuoi finire pelata, così riassumo il concetto, possiamo riprovare una decolorazione, fossi in te però eviterei. E quindi, siccome tra Daenerys Targaryen e Kojak c'è una via di mezzo, abbiamo optato per quella, anche se poi le vie di mezzo non sono proprio il mio. L'idea era di tornare al mio colore naturale, che però è un castano un po' più chiaro e un po' più noioso di questo. Alla fine ho detto: ma sai cosa? Facciamolo bello scuro, bello intenso. Abbiamo scelto questo cioccolato, al quale mi devo ancora abituare, quindi siate buoni, siate sensibili verso di me. Se non vi piaccio, ditemelo contatto. Ecco, mettiamola così. Bene, detto questo, passiamo al video di oggi, che, come avrete letto dal titolo, è il video dedicato ai miei prodotti preferiti di maggio, un altro mese, ce lo siamo messo in saccoccia. Vi dico subito che a questo giro qua ho un po' meno cose da consigliarvi del solito, perché contro ogni previsione sto davvero cercando di limitare i nuovi acquisti. È un po' un controsenso in termini quello che sto per dire, perché sì, sto limitando i nuovi acquisti, ma in realtà quei pochi prodotti che vi mostrerò all'interno di questo video sono tutti nuovi acquisti, quindi la coerenza soprattutto, come sempre. Partiamo con la prima, che è quella più cicciosa, più ricca di cose da mostrarvi, che è la categoria del trucco. Come sapete, sono una grande appassionata di trucco. Nel mio tempo libero guardo tutorial su YouTube, leggo recensioni, insomma mi appassiona molto tutto quello che è il mondo beauty, e quindi mi capita abbastanza spesso di vedere dei prodotti in un video o di leggerla in una recensione e di volerli fortemente provare. Nei mesi dall'inizio dell'anno mi sono un po' trattenuta a sto giro proprio Ale, mi sono lasciata andare e in una botta sola o quasi ho preso, diciamo, un po' tutti i prodotti che mi incuriosivano di più, e vado a mostrarveli perché Deus grazia, sono finiti tutti in questo video, il che significa che mi sono piaciuti tutti tantissimo, e quindi bene, ma non benissimo. Iniziamo con il primo prodotto, che è della Tarte, un brand americano che purtroppamente in Italia, per quel che ne so io, non è distribuito. Credo forse, ma prendetelo con le molle, che si possa acquistare online. Un brand che avevo già testato in passato quando ero stata in America o chiedendo ad amiche in viaggio di portarmi qualcosa, finalmente è disponibile da Sephora in Francia e quindi ho un accesso un po' più diretto. Cosa ho preso? Ho preso un fondotinta, che però è molto più di un fondotinta. Il Found Sealer, come si evince già dal nome, è una via di mezzo tra una foundation e un concealer, quindi tra un fondotinta e un correttore. Ma molto più di questo ancora, è anche una via di mezzo tra trucco e cura della pelle, perché a tutti gli effetti all'interno ha acido ialuronico, vitamina E e poi questo estratto di babassu. Che non chiedetemi che diavolo sia il babassu, perché non è babassu, non lo so, però leggendo così negli ingredienti è molto nutriente e idratante, quindi è un fondotinta che però fa anche un po' l'effetto crema idratante, crema anti-età, che detto così mollalo proprio. E in effetti, da quando l'ho provato, è l'unico fondotinta che ho utilizzato, come vedete infatti ne ho già usato un bel po'. Perché mi piace? Vabbè, per i motivi che vi ho appena elencato, che già non è poco, ma soprattutto perché ha un finish naturale, luminoso, due parole che sono diventate un po' il fil rouge della mia ricerca nel mondo del trucco, perché ho notato che quando utilizzo dei fondotinta, ma anche dei correttori eccessivamente coprenti, quelli proprio full coverage, l'effetto finale su di me non è che sia proprio una figata pazzesca, perché finiscono per entrare nelle rughette, fare un po' l'effetto mascherone, maschera di Tutankhamon, insomma
E allora ho cercato sempre di più di scegliere dei prodotti leggeri, naturali, luminosi, che lo consiglio un po' tutti quelli che hanno passato una certa età come me. Avvicinandoci così, passi lunghi e ben distesi verso la vecchiaia, forse è meglio fare un passo indietro. Consigliatissimo, come dicevo, è una via di mezzo tra un fondotinta e un correttore, si stende molto facilmente perché ha una texture abbastanza leggera ed ha una coprenza medio-bassa. Se lo stendete con le mani, come fareste con una crema idratante, mettiamola così, ha una coprenza molto molto bassa, con il Beauty Blender ha una coprenza invece più che rispettabile, ce l'ho su anche oggi, non so, come al solito le luci falsano leggermente, ma diciamo che copre tutto quello che uno ha piacere che venga coperto, lasciando però ancora intravedere la pelle al di sotto, che non è male, soprattutto perché così da quando utilizzo dei fondotinta più leggeri mi sono ricordata che ho delle leggerissime lentiggini che mi stanno piacendo. Ora con queste luci non si vedranno, ma dal vivo comunque traspaiono anche con questo fondotinta, che è il suo bello. E poi questo finish molto naturale e anche luminoso, ma anche e soprattutto il fatto che non va a chiudere i pori, a creare un mascherone che blocca un po' tutto e non fa respirare la pelle, ma fa l'esatto opposto. Idrata, nutre e comunque mollalo. Se non l'avete mai provato, ve lo consiglio tantissimo, appunto credo, forse, chi lo sa, speriamo che si possa comprare online, se no fate un salto magari in Francia se siete vicini o se avete in programma quest'estate dei viaggi all'estero, date un'occhiata nei vari Sephora o nei vari beauty store, perché è disponibile credo un po' dappertutto tranne che da noi, come d'abitudine. Non vi ho ancora detto che ha tra l'altro questo packaging che a me piace un botto, con la sua pompettina che non ci si sporca le mani, poi però si richiude e quindi anche da portare in viaggio è super sicuro. A seguire, sempre in questa mia ricerca di un trucco giovane, luminoso, leggero, ho un po' abbandonato i fard, i blush in polvere, perché ho l'impressione che appunto abbiano un finish un po' più stopposo, un po' più pesante, anche quelli alla fine. E sono passata, per farla breve, ai blush in crema slash gel. Ne avevo già alcuni nella mia collezione di trucchi che ho rivalutato, e forse nell'ultimo video dei preferiti del mese vi avevo già parlato di quello della Lancôme, il Cushion Blush Subtil. Questo mese, facendo così un giretto online su ASOS, perché anche se sto a tutti gli effetti cercando di ridurre i nuovi acquisti, ogni tanto anche l'occhio vuole la sua parte e un giretto io me lo faccio online, ho visto questo, perché ASOS, non so se lo sapete, ha anche tutta una sezione trucco, beauty e quant'altro. E questo è il Jelly Blush della Rimmel, un blush, appunto un fard, in gel, proprio un gel bello tostarello, che però con il pennello si stende molto molto facilmente, di nuovo ce l'ho su anche oggi, vedete, è abbastanza luminoso. E poi ultimamente mi sta piacendo un sacco applicarlo, come vi ho fatto vedere tra l'altro anche nel video, quello Get Ready With Me, versione addio al nubilato, che se vi siete persi io ve la butto lì, lo trovate cliccando sulla i che compare qui sopra la mia testa, ormai non indico più solo da una parte perché non ci imbrocco mai. E mi piace applicarlo ovviamente sulle guance, come si fa normalmente con il blush, ma anche leggermente sul dorso del naso, per fare un po' quell'effetto baciata dal sole, perché d'estate, se ci fate caso, quando prendiamo il sole si coloriscono le guanciotte, ma si colorisce anche un po' il dorso del naso e anche un po' questa zona, e trovo che appunto dia un effetto finale un po' più frizzantino, un po' più luminoso. Ve lo consiglio, tra l'altro della Rimmel, immagino che si trovi anche nei supermercati, immagino, non lo so perché non ci ho mai fatto caso. Andiamo avanti. Un altro prodotto che volevo testare praticamente da quando è stato lanciato qualche mese fa è questo signorino, la Brow Blade di Urban Decay, un prodotto per disegnare e definire le sopracciglia. Perché, dite voi, eri così interessata? Perché la novità di questo prodotto è che ha da una parte una sorta proprio di punta in feltro in stile eyeliner che permette di andare a disegnare peletto per peletto, delineando in modo molto preciso, ma anche, di nuovo la parola del giorno,
naturale le sopracciglia, e poi dall'altro lato invece ha la classica matita che permette invece di riempire le zone un po' più rade. L'ho usato anche oggi, come al solito, poi quando entro in fissa con una roba la uso sempre. Io non sono bravissima, anzi sono l'esatto opposto di bravissima a disegnare le sopracciglia, perché finisco sempre che sembrano parenti molto molto alla lontana una con l'altra, però questo mi piace perché permette appunto di disegnare dei peletti e fare meno l'effetto bam. Consigliatissimo. Un altro prodotto che volevo provare da tempo in memoria, perché credo sia sul mercato da veramente tanto, è questo, il Paint Pot della MAC, e lo volevo provare perché sempre più spesso mi capita di vedere nei tutorial di trucco dei vari beauty guru che seguo che usano questo come primer occhi e ne parlano come del Santo Graal. A forza di fare mi sono decisa, l'ho provato e beauty guru, I get it, ho capito, vi sento, vi leggo, vi vedo, tutto chiaro, è una figata pazzesca. Credo che a tutti gli effetti sia una sorta di ombretto in crema, credo che lo presentino così. Io però, appunto, come dicevo, lo uso come primer, l'ho scelto nel colore Soft Ochre, che è una sorta di ocra chiaro, che è abbastanza simile al mio incarnato, e mi piace perché, come vedete, è una sorta di pasta abbastanza densa che io stendo o direttamente con le dita o con un pennellino piatto, ma poi vado comunque a sfumare sempre con le mani, e che crea una base boom, proprio pazzesca, per poi applicare l'ombretto che va su, che è un piacere, dura molto più a lungo, non si rovina durante il corso del giorno, perché appena lo stendi lui diventa quasi si secca, si fissa istantaneamente e crea questa base pazzesca per il trucco. Se non avete mai provato il Paint Pot, come avevo fatto io fino a qualche settimana fa, provatelo perché ne vale davvero davvero la pena. E adesso giungiamo all'ultimo preferito per la categoria del trucco. Sto già parlando da un milione di anni, fortuna che avevo pochi prodotti, ma questa è la categoria più ricca. Ho preso un altro rossetto un altro rossetto di Fenty Beauty della linea Mademoiselle, nella colorazione Dragon Mami, Mother of Dragons, la mamma dei draghi. Non so se avete notato, c'è un leggero fil rouge con il trono di spade, sarà perché è appena finito e c'è un po' la sindrome dell'abbandono. Ma non parliamo del trono di spade, sennò ci gettiamo testa prima in un ginepraio che mollaci proprio. Ho preso un altro colore, avevo già il Candy Venom, che è una sorta di fucsia bello intenso che mi piace da morire. Questo è, come dicevo, il Dragon Mami, che ho su in questo momento, una sorta di rosso geranio aranciato, molto molto carino, molto adatto all'estate. La cosa figa di questi rossetti è che vanno su, che è un piacere, e poi durano tutta la sera anche mangiando e bevendo, senza rendere le labbra secche, senza essere noiosi, come non avere nulla. Stan su, stan lì, non si muovono, figata pazzesca. Anche questi, se non li avete mai provati, ve li consiglio. E chiudiamo la categoria del trucco, che come dicevo era la più ricca di tutte, e passiamo alla prossima categoria, che è quella degli abiti. Vi dico la verità, la collezione di quest'anno di Zara mi piace a bestia. Credo di poter dire con un discreto margine di sicurezza che il 99% dei miei ultimi acquisti li ho fatti tutti da Zara, perché ogni volta che entro nel negozio o faccio un giro online mi innamoro di qualcosa, a partire da quello che sto indossando, che è tutto rigorosamente Zara. Bene. Anche i miei prodotti preferiti di maggio vengono da Zara, come avrete intuito da questa breve introduzione. Due cosette nuove che ho preso perché appunto facendo un giro online non mi sono riuscita a tenere. Non so se avete notato, ma ho una piccolissima ossessione per i blazer, praticamente vivo dentro a un blazer 7 giorni su 7, perché li trovo molto molto comodi da mettere sia con i jeans ma anche con un vestito. Insomma, ho riscoperto i blazer dopo anni di abbandono, l'avevo proprio abbandonato come concetto, l'idea della giacca, e quest'anno mi è ritornata su proprio a gran voce. Ne ho diversi di blazer, a partire da quello che indosso, ma ne ho veramente gialli, marroni, neri, ne ho veramente un sacco, ma visto che questo mi stava piacendo tanto, ne ho preso uno un po' meno in the face, ma sempre rosso, che è questo qui. Di nuovo, classico blazer di Zara un po' più lungo, perché è il tipo che piace a me, non amo i blazer quelli corti perché trovo che non mi stiano benissimo.
con la manichina un po' a tre quarti, con tanto di bottoncino che la tiene su, perché tanto anche quando non sono a tre quarti io le trasformo in manica a tre quarti nei blazer. Ha un collo non proprio classicissimo, un po' quasi a cascata, mi viene da dire, morbido, perfetto da indossare appunto come piace a me, sia per andare a lavoro magari con dei jeans e dei mocassini, o con dei jeans e delle scarpe da ginnastica, o con un vestito, insomma va bene un po' con tutto. È rosso, una botta di vita, con sotto anche un outfit molto semplice, monocromatico. Questo gli dà subito una botta di luce e di vivacità che non guasta. E poi ho notato sul sito di Zara, quindi l'ho preso, un'altra cosa che mi ha subito colpito: un vestito che segue un po' uno dei trend di questo 2019, ovvero il pois. Tada! Vestito bianco a pois neri, che è una tipologia che mi piace tantissimo. Cioè, tra tutti i tipi di pois, il bianco come sfondo col pallino nero è proprio ciao, ciao! Grande entusiasmo. Questo mi piace perché è in una sorta di cotone, tela, lino, quindi abbastanza casual, anzi decisamente casual, però un taglio pulito e lungo quasi un po' sopra la caviglia, quindi una lunghezza che per me è abbastanza inconsueta, perché di solito vado o sul ginocchio o decisamente più lungo. Ma questo mi sta piacendo molto, forse proprio anche perché è un po' diverso da tutti gli altri. Taglio pulito, stringe in vita, viene venduto con la sua cinturina, una cinturina rossa che però onestamente è un po' cheap, un po' plasticosa, Ma una cintura ci vuole, mettetene una delle vostre come faccio io, ne ho altre rosse oppure anche cinture di pelle nera, perché no? E la figata di questo tipo di pois bianco-nero è che va bene con tutti i colori anche molto vivaci, col giallo la morte sua, va bene col rosso, va bene col turchese, insomma col verde, si adatta bene un po' ad essere abbinato con colori anche abbastanza forti, oppure perché no? Con il nero, giacchino di pelle nero, cardiganino nero, e anche lì è la morte sua. Mi piace un botto, l'ho già indossato veramente tanto, ve lo consiglio, se no non sarebbe in questo video. Tra l'altro non l'ho ancora detto, ma ormai lo saprete, se qualcosa vi sconfinfera, se vi piace e vi interessa e vi incuriosisce qualcuno dei prodotti dei quali ho parlato fino ad ora, ricordatevi che come sempre sul mio blog troverete, abbiamo una tagina bella, troverete la lista di tutti questi prodotti con link per saperne di più, conoscere i prezzi per esempio, che non mi ricordo mai, e eventualmente anche procedere con l'acquisto. Sappiate che nessuno mi paga per questo, lo faccio proprio come aiuto per chi potesse essere interessato, perché a me quando vedo un video e piace qualcosa, insomma apprezzo se mi mettono il link per poterlo acquistare. Questo conclude la categoria degli abiti, passiamo adesso alla categoria delle scarpe. Era un bel po' che non compravo un nuovo paio di scarpe, io con le scarpe ho sempre grossissimi problemi, perché fondamentalmente ho grossissimi problemi con i miei piedi in generale. L'anno scorso, o forse addirittura 2 anni fa, avevo preso dei mocassini in pelle nera di Passi Italiani, che è un brand, come si evince dal nome, italiano, forse di Torino, ma non sono sicurissima, che mi erano piaciuti tantissimo. Li ho indossati veramente un botto, dalla primavera fino all'autunno inoltrato. Quest'anno li ho ritirati fuori e ho ripreso a indossarli, ma iniziano ad essere veramente un po' a pezzi. E allora mi sono decisa e ne ho preso un altro paio, molto molto simile, ovviamente quest'anno non li hanno rifatti uguali, ma sono praticamente identici, cambia solo questa parte qua, la stanghettina. Quelli che avevo io avevano delle borchiette in metallo, questa è una stanghettina di chiara ispirazione Gucci. Mi piacciono molto perché sono i classici mocassini semplici, puliti, che vanno bene sia per look casual, quindi con i jeans, i pantaloni per andare a lavorare, comunque casual, ma anche un po' più dressed up, un po' più eleganti, perché appunto hanno una linea molto pulita. E poi questa pelle è morbidissima e dopo un po' che uno li indossa prendono proprio la forma del piede e sembra di essere scalzi, che per chi come me ha seri problemi con il 99.9% delle scarpe è proprio una roba che ciao. Credo di ricordare che non costino neanche tantissimo, mi pare di averli pagati 79 euro, ma prendetela con le molle. Comunque come sempre trovate il link sul mio blog, nel post qua sotto, e sulla i arrivate al post con tutti i link.
Prossima categoria, la prossima categoria è quella degli accessori. Questo mese ho pensato di fare di nuovo un po' di shameless self-promotion, cioè di autopromuovermi così in modo proprio senza nessuna vergogna, ricordandovi che tutte le settimane sul mio blog vi propongo gli accessori che creo io stessa, ispirandomi un po' alla qualunque. E ovviamente, mese di maggio, a cosa posso essermi ispirata se non al Trono di Spade? Perché, come mai saprete, il Trono di Spade è finito, lasciandoci un po' così questa sensazione di amaro in bocca, ma di nuovo non voglio addentrarmi nella discussione sul Trono di Spade, se no non la finiamo più. Ho deciso di dedicare un set di accessori al Trono di Spade proprio in concomitanza dell'ultima puntata. E ho creato questi accessori che sono ispirati a, appunto, a Daenerys Targaryen, più nello specifico ai draghi, al suo grido d'attacco per far partire appunto la sparaflesciata di fuoco al drago, Dracarys, perché onestamente se avete visto la serie, cioè la figata di ogni volta che diceva Dracarys, poi è andata un po' come andata, alla fine mi è sbroccata lei e ci ha un po' preso la mano troppo, però soprattutto all'inizio, le prime volte, Dracarys, boh, cattivi in fiamme, figata. Ho pensato di mettere insieme il logo della Eni, non so se ce l'avete presente, che è una sorta di cane a otto gambe che sputa fuoco, con la scritta Dracarys, e ho creato tutto un set, anzi ben due, uno bianco e nero con l'anello, la spilla, gli orecchini, tutto ovale in bronzo, e la collana, eccola qua. E poi ne ho creata un'altra molto più in linea con quello che è il logo della Eni a tutti gli effetti, la Eni non me ne voglia, gialla. Quindi questo, in questo caso il materiale è color metallo, color alluminio, color acciaio. Scusate, ciao. La collana tonda, di nuovo l'anello invece ovale, bello grande. Questi anelli grandi mi stanno piacendo un botto. Spilla tonda e di nuovo orecchino ovale. Se l'idea vi piace, anche voi volete un po' così portare nel cuore un pezzo del Trono di Spade, ma in modo assolutamente artigianale, fate un giro sul mio blog, vi metterò anche qui il link al post con questi accessori, ma soprattutto visitate la mia pagina di Facebook, il link a tutti i miei social, compresa la pagina di Facebook, è proprio qui nella info box, non potete sbagliarvi, comunque è jujitsus.corner. Nella sezione immagini trovate divise per categorie tutti gli accessori che ho creato fino ad oggi e che sono ancora disponibili. Fateci un salto, prima magari sul blog vedete tutte le parure, poi per saperne di più su dimensioni, materiali e prezzi fate un salto su Facebook, perché lì nelle descrizioni delle immagini c'è tutto. E con questo chiudiamo anche la categoria degli accessori e passiamo alla prossima categoria, che è l'ultima, e incredibilmente questo mese l'ultima categoria torna ad essermi, come già in passato, quella dei libri. Ebbene sì, dopo mesi di allontanamento dalla lettura ho finalmente ritrovato la passione per i libri grazie ad Elena Ferrante e alla sua quadrilogia I libri della serie dell'amica geniale. Credo che molti di voi li abbiano già letti, alcuni di voi forse avranno visto la serie che, se non ho capito male, ha fatto la Rai. Io non avevo visto la serie, non avevo letto i libri, me li hanno consigliati. E devo dirvi la verità, erano anni che non mi appassionavo così tanto alla lettura di un libro, ma proprio anni, tant'è che mi sono divorata tutta la serie nel giro di un mese e mezzo, una roba del genere. Quattro libri, di che cosa parlano questi quattro libri? Fondamentalmente parlano dell'amicizia tra Lila e Elena Lenuzza, sono ambientati a Napoli e sono scritti con un tipo di scrittura molto asciutto, ma allo stesso tempo assolutamente coinvolgente. È molto difficile staccarsi da questi libri perché hanno una capacità di sviscerare la psicologia femminile e questo rapporto di amicizia, che veramente rende molto difficile non immedesimarsi in qualche modo in uno dei protagonisti, in uno o più dei protagonisti. L'amica geniale e tutti i libri che ne conseguono parlano proprio di
Lila e Lenuzza, che conosciamo da bambine, poi seguiamo fino alla vecchiaia attraverso tutti questi volumi. Come dicevo, la storia è ambientata a Napoli, nel rione, quindi non nella Napoli quella ricca, ma nella Napoli un po' più degradata. E attraverso gli occhi di Lila e di Elena viviamo anche un po' i cambiamenti dell'Italia, perché durante l'adolescenza e durante l'età adulta vivono tutti i cambiamenti degli anni 60 e 70, il femminismo, le lotte operaie, le brigate rosse, i comunisti e i democristiani, insomma tante tante cose, tanti tanti aspetti della vita dell'epoca, quindi anche un risvolto storico molto interessante, ma sempre vissuto solo ed esclusivamente attraverso gli occhi di una delle due protagoniste. La storia è raccontata attraverso gli occhi di Elena, e che descrive molto bene questo suo rapporto di amore e odio con Lila, la sua amica geniale. Da bambine entrambe molto intelligenti, ma appunto venute fuori dal rione e con grossi problemi economici. Elena ha la possibilità di studiare, Lila invece si ferma alla quinta elementare, e da lì in poi le loro vite si separano in un certo modo, pur continuando ad intrecciarsi, e prendono due vie molto diverse che però in un modo o nell'altro le porteranno sempre a ricongiungersi. Lila resterà nel rione, si sposerà, lascerà il marito, insomma avrà una vita comunque molto travagliata, perché a tutti gli effetti è un personaggio forte, un personaggio anche contraddittorio, sfaccettato, super affascinante ma anche molto cattiva a tratti, con una forza sconvolgente ma anche con una fragilità che lascia spiazzati, insomma personaggi molto ben descritti. D'altro canto Elena studierà, non solo farà le medie e le superiori, ma addirittura potrà laurearsi alla Normale di Pisa, quindi lascerà Napoli, si sposerà fuori Napoli, diventerà una scrittrice affermata, anche se poi finirà col ritornare un po' nel rione e recuperare in un certo senso, anche se rimanendo sempre un po' al di fuori, perché quella che se n'è andata, riuscirà a recuperare dei rapporti e a descrivere molto bene l'evoluzione appunto della città, e con l'evoluzione di Napoli anche un po' l'evoluzione dell'Italia e del mondo dell'epoca, per arrivare praticamente quasi fino ai giorni nostri. Una storia avvincentissima, piena di colpi di scena, raccontata veramente con grandissima, grandissima maestria. Se non avete mai letto questi libri, io ve li consiglio, ma proprio tanto. Come dicevo, erano anni che non trovavo dei libri che mi appassionassero così tanto. Molto ben scritta, bellissima storia, ben raccontata. Vi dico la verità, io non ho ancora finito l'ultimo, che è la storia della bambina perduta. Mi manca tanto così, ma posso già dirvi con certezza che indipendentemente da come finirà questa storia, vale la pena di essere letta. E con questo chiudiamo un altro video dedicato ai prodotti preferiti del mese, un altro video lunghissimo, nonostante nella mia premessa vi avessi detto che avevo pochi prodotti, ma come sempre non sono una persona che riesce a esprimere concetti in poche parole. Spero che in ogni caso le cose che vi ho suggerito, delle quali vi ho parlato, vi abbiano in qualche modo incuriosito. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Ovviamente poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo ancora una volta, sul blog la lista di tutti i prodotti che ho menzionato, con link per saperne di più, conoscere i prezzi o anche acquistarli, e il link al mio post dedicato è nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testolina santa. Direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!